Ciao a tutti, sono Andrea Soffentini, sono qua alla Inate in pausa pranzo, morendo dal caldo. Recensione Saucony Triumph 21. Scarpa della casa americana, una scarpa per atleti. Diciamo che loro la consigliano per atleti oversize, io l'ho trovata molto comoda e molto protettiva, ma anche molto reattiva per atleti, quindi medio-leggeri. È una scarpa da corse lente, ha un'intersuola in Power Run Plus come il modello precedente. Altezza nel tallone 37 mm, mentre nell'avampiede 27 mm, un drop di 10 quindi. Vado a dare i voti partendo sempre dal battistrada andando fino all'upper, così almeno ve la racconto nei minimi particolari. Battistrada è praticamente rimasto lo stesso, identico a quello della Triumph 20. Secondo me la scelta di mercato è stata ottima, perché comunque le zigrinature offrono tantissimo grip sull'asfalto, un ottimo grip invece su pista bianca e soprattutto è molto durevole. Manca in determinati punti del battistrada, ma è quelli dove praticamente non appoggiamo il piede. Mancando in questi punti abbiamo diminuito di qualche grammo il peso, che non fa mai male. Il mio voto in questo caso è 8. Intersuola, come ho detto prima, in Power Run Plus, un'ottima mescola. In casa Saucony abbiamo il Power Run PB e il Power Run HG, che sono quelli che usano la Endorphin Pro e la Elite, che vabbè sono quelle che utilizzano in gara. Come materiale dell'intersuola questo secondo me è fenomenale, molto leggero, molto reattivo e anche molto protettivo. Qualcuno l'ha già provato nella Triumph 20, l'idea è una Gel Nimbus 25 un pochino più reattiva e anche un pochino più reattivo dello Zoom X che abbiamo trovato in Invincible 3. Se avete capito bene, la trovo più reattiva delle altre due. L'unico grosso neo è che questa mescola, che è bellissima quando si compra la scarpa, sembra polistirolo, si sta già consumando sull'esterno. Ecco, è solamente un problema estetico abbastanza grave, perché si vede, poi si sporchicchia, però a lato ammortizzazione e reattività non va ad inficiare. Fondamentale anche la soletta, che anch'essa in Power Run Plus, una delle migliori se non la miglior soletta che c'è sul mercato. Il problema è che in questo caso non possiamo, non dovremmo utilizzare il plantare, perché tolta questa soletta perdiamo un sacco della protezione e della reattività della mescola. Il mio voto è 7, mezzo punto in meno per la magagna della soletta e il neo del Power Run che si rovina sui lati. Tomaia a maglia piatta, molto ben strutturata, nell'avampiede è rinforzata ma comunque traspirante. Devo dire che mi sono trovato molto bene, non mi ha dato problemi di calzata, tant'è che consiglio lo stesso numero solito vostro. Niente di rivoluzionario, sono contento così. In questo caso il voto è un 8. Upper, lo ripeto come al solito, per noi sono le stringhe, la linguetta e la zona del tallone. Qui abbiamo il cambio rispetto alla Triumph 20, abbiamo dei lacci più piatti che si dovrebbero slacciare di meno, in effetti non mi si sono mai slacciati anche facendo il nodo singolo. La linguetta, che è relativamente leggera, cucita anch'essa sulla tomaia, non è troppo imbottita, come ho detto prima, non mi ha dato nessun problema neanche nella lacciatura stringendo forte. Nella zona del tallone abbiamo la parte più morbida sopra, è una scelta che ho visto in casa Saucony spesse volte, mentre nella zona inferiore abbiamo una conchiglia importante. Da notare nella zona dei lacci questo espediente, possiamo dire così, di avere un tirante che aiuta l'allacciatura ancora più salda del piede. Ah, e se poi vogliamo vedere, l'altra modifica rispetto alla Triumph 20 è il cordino qua per calzare la scarpa. Là era simile al tirante qua davanti, qua invece è diventato un cordino. Anche se è un cordino, è comunque molto resistente, la vedo dura a romperlo. Il mio voto è 8, perché comunque abbiamo fatto un ottimo lavoro. Peso, vesto un 9,5 US e la scarpa pesa 284 grammi. Diciamo che con tutta la schiuma che è presente nella scarpa, nell'intersuola, il peso è davvero contenuto. Se poi pensate che è una scarpa per oversize e stare sotto i 300 grammi, ai tempi era una chimera. Qua stiamo 15-20 grammi sotto, direi
un ottimo lavoro. E anche in corsa devo dire che il peso proprio non si sente. Quindi il mio voto è 8. Comfort, come ho detto prima, tomaia che calza benissimo, linguetta che non si arriccia, la zona del tallone che comunque rende stabile il piede, non striscia sul tendine d'Achille, la zona dell'intersuola, come vi ho detto prima, è clamorosa perché comunque è molto morbida ma non si affonda e restituisce davvero l'energia. Cosa volere di più? Forse un Lucano. In questo caso il mio voto è 9. Ritorno di energia, non è le due mescole top di gamma di casa Saucony, ma secondo me anche questa ci va molto vicino. Avendo così tanta intersuola, devo dire che la reattività si sente molto. L'ho provata due volte su dei fartlek, corsi circa 3 al chilometro la parte forte e la scarpa ha risposto egregiamente. Ovvio che non la consiglierei per fare dei lavori, però per gli atleti un pochino più pesanti si potrebbe fare. Voto 9 perché per essere una scarpa da lento mi ha davvero sorpreso la facilità di corsa che ho avuto a correre a 3,20, 3,30 al 1000 come media nel fartlek. Durata stimata? Beh, per atleti pesanti qualche chilometro in meno, per atleti medio-leggeri direi tranquillamente 800 chilometri, lo dico ma evitate di farlo, ma secondo me 1000-1200 chilometri questa scarpa li reggerà tranquillamente. Forse si bucherà un attimino la tomaia nell'avampiede, per il resto, per come è strutturata, è una scarpa molto longeva. Il mio voto qua è un 9 perché comunque una durata così è difficile trovarla. 190 euro di listino, un centesimo in più di Nike Invincible 3, 10 euro in meno però della Gel Nimbus 25 di Asics. Sono le due scarpe con cui l'ho messa a paragone perché il segmento è lo stesso. Devo dire che come prezzo ci siamo, per me sono alti, ma il mercato si sta muovendo da in questa direzione. Tra tutte, secondo me, comunque non è male come prezzo. Voto 8. Ed eccomi, anch'io ho utilizzato Saucony Triumph 21 per un po' di uscite lente. Più o meno la mia analisi è speculare a quella di Andrea. Nel confronto con Nimbus 25 e Invincible 3, queste scarpe mi sono piaciute un po' di più, perché le ho trovate con una mescola sicuramente un po' più reattiva e quindi mi aiutava a fare le corse lente un pelino più veloci. E le ho trovata più vicina rispetto a quelle altre due alla Clifton 9 di Oka, che è una scarpa anch'essa dedicata alle corse lente e lunghe, che offre una buona protezione ma che non è così estrema come le due citate prima, l'Invincible 3 e la Gel Nimbus 25, proprio in termini di spessore complessivo e di morbidezza dell'intersuola. Queste però devo dire che sono una scarpa bella, con la quale si può correre tranquillamente i lenti e si può anche prendere un po' di ritmo, accelerare, andare un po' più forte nel momento in cui lo si vuole, senza avere particolari problemi. La scarpa seconda bene. Ho avuto l'impressione di correre abbastanza di avampiede con questa scarpa, di essere portato abbastanza in modo naturale a correre in avanti, tant'è che a un certo punto ho provato a tallonare volutamente e non mi sono trovato per niente bene. Ho come avvertito una sorta di gradino, come se tutta la geometria della scarpa fosse pensata per spostarsi un po' di più sul mesopiede e sull'avampiede, nonostante il drop non sia pari a zero, il drop sia comunque un drop standard abbastanza importante e che non dovrebbe portare a correre di avampiede in modo naturale. Questa è una nota perché appunto ho provato a forzare la corsa un po' di tallone per capire come si correva quando si è stanchi. Detto questo, a me sono piaciute molto, una bella scarpa che probabilmente potrebbe candidarsi ad essere una delle migliori scarpe di questo 2023. Voto finale ho un 8 più. Comunque, la scarpa secondo me è forse la migliore delle tre nell'ultimo periodo, quindi con Invincible 3 e con Nimbus 25. È molto più reattiva delle altre, è comunque molto ammortizzata. Per un atleta come me, abbastanza leggero e veloce, è una scarpa che per le corse lente è super. Io la vorrei utilizzare per la preparazione maratona o per le mezze maratone, quando comunque dovrò affrontare tanti chilometri, ma sto pensando anche che è una scarpa ottima per atleti più pesanti, un pochino più lenti, perché per assurdo potrebbe diventare una scarpa unica.
un atleta, per dire, da 3 ore e 20 in maratona a 3 ore e 30 in maratona, secondo me ci può fare tutta la preparazione. Le modifiche rispetto alla Triumph 20 sono davvero poche, sono però tutte migliorie, quindi abbiamo preso una scarpa che secondo me era già top e l'abbiamo migliorata. Sono molto contento perché altre evoluzioni non sono state così felici. Sono curioso di sapere se chi ha avuto la Triumph 20 comprerà la 21 e invece se gli altri, che erano magari più amanti di Invincible e non, magari non si sono trovati così bene con la 3, compreranno o proveranno questa Triumph, e sono curioso di sapere anche quindi la vostra. Per il resto, articolo sul sito therunningclub.it, seguiteci anche sugli altri social, quindi Facebook e Instagram, e mettete tanti mi piace che ne abbiamo bisogno. Ciao belli!